Hello and E quindi welcome. ciao a Here we are tutti, eccoci qua again. di Welcome to nuovo. Mount Benvenuti Shasta. sul Monte Shasta. Questa And this is just to introduce è a very un'introduzione special event that per we're un going to be evento holding speciale in che London faremo a that we're going to Londra, be ma broadcasting sarà around the trasmesso world. in diretta in tutto il mondo. So we're already feeling the Stargate Sentiamo già la community comunità connecting in Stargate che si connette a energetically. livello energetico. Yeah, the Sì. last few minutes Gli ultimi minuti it's been sono stati incredible. The davvero energy and it's incredibili, getting even l'energia è stronger ancora right più now. forte adesso. So just welcome to everyone around Benvenuti the a world. tutti We've da tutto got il mondo, Rebecca in abbiamo New Rebecca York, da New York, Wendy in Wendy in Minnesota, we've Minnesota, had Brazil, poi prima there's Brasile, people from South persone dal Africa, I noticed Sudafrica, ho visto, Finland, Australia, Finlandia, Australia, Switzerland, Svizzera, Rome, Italy, Roma in Italia connecting in che si now. connette ora. Quindi, So, Diamond, I am Diamond, Sacramento. mia madre è qui from Davis, da Davis California. in She's actually going to be California with e us in sarà con noi London. a Londra. Welcome, Mom. Yeah, Benvenuta, that's mamma. exciting. Sì, è Anne in Norway, fantastico. Anne in Norvegia, Austria, Eva, Austria, welcome Eva, Eva. ciao Eva, John in Cornwall, John in Petra Cornovaglia, from Petra Frankfurt, da Olga in London, Francoforte, welcome. Olga a Londra, Natalia benvenuta, from Natalia Russia, dalla Russia, yay. evviva! Gwen's from Norway, Wens dalla Eddie from Norvegia, Brazil, Eddie dal Brasile, Canada, Denmark, Canada, UK, New Danimarca, York, Inghilterra, New France, York, Netherlands, Francia, Yorkshire, Olanda, Tucson, Yorkshire, Arizona, Phoenix, Tucson in Arizona, Arizona. Phoenix Is in it my Arizona. mic? Yes, it is. Yay! Yeah, my mic's on. Sì, il microfono è Cool. acceso, acceso, Yeah. benissimo. Cool. Great, we got Janja and Bene, Mea in Jania e Slovenia, Mea in Slovenia, welcome. benvenute. Alejandra in Alejandra in Mexico. Messico, Czech Repubblica Republic. Ceca, Dietgard in Germany. Sue Dietgard from in Germania, Connecticut. Sue dal Triana Connecticut, from Traiana dal Chile. We have a Cile, sunny, bright morning in Victoria, BC. Welcome. poi Victoria, Florence in Florence dalla France. Francia. It's exciting. E And Nico, Nico fantastico. near Budapest. Nico, vicino a And Ayelet from Budapest. Israel. Aele Alenka from dall'Israele. Maui, Alanka da welcome. Maui, Yay. benvenuta. Elizabeth Sabrina. from Barcelona in Elisabetta, London. Barcellona. Portate Putting your energy here. qui la Denise vostra from energia. Turkey. Denise dalla Turchia. Peter Peter from Switzerland. dalla Yvmar Svizzera. from Ecuador. Feel Ivmar the energy. dall'Ecuador. Margarita from the Sentite Azores. l'energia As we've always margherita. been doing and becoming E conscious. come abbiamo sempre fatto in diventare Connect. Intend to supercoscienti. connect to Connettetevi, mettete everyone, the l'intento di thousands of connettervi a people tutti, alle who are migliaia di all tuning in persone to this moment sintonizzate in now. questo momento presente, Those that are here, quelle che listening sono live, qui those who are ascoltando la diretta listening e in quelli che this sono moment qui now to the recording, ascoltando all nel our qui ed energies ora can la connect registrazione. into Tutta la this vostra energia si può moment connettere because in we questo are momento presente connecting in the quantum perché ci field. connettiamo nel As you campo bring your quantico, presence here, portando qui la vostra notice the presenza. shift. Notate il Notice if cambiamento. there's a shift in Notate your se c'è un body, cambiamento if nel there's a vostro shift in your corpo, un perception, the cambiamento subtle nella vostra energy, percezione delle energie intending to sottili e connect. mettete There's a kind l'intento di of connettervi relaxation. se c'è un rilassamento. Beautiful. Bellissimo, Presence. una presenza. Bellissimo. Beautiful. So our Il intention with nostro this live intento stream in questo is to streaming infuse è di higher infondere consciousness into coscienza our superiore trajectory for nella nostra 2022. We traiettoria per il have some 2022. very powerful collaborators on this Abbiamo live dei stream and we're going to collaboratori bring them molto in potenti in right questa now. diretta che presenteremo ora. So we have Siri who's Abbiamo joining us Siri che from si the United unisce a noi Kingdom. dall'Inghilterra. Welcome Siri. Benvenuta Greetings Siri. everybody. Ciao a tutti. It's just so wonderful to be È here. Thank you meraviglioso so essere qui. much. And Grazie tante. just as Jules and Pragita be Come hanno saying, detto we've just Pragita been e having Jules, so much energy from davvero each abbiamo and sentito every così tanta wonderful energia da tutti attendee voi. and coming on. Con il We vostro love you. intento, Thank you. vi amiamo. Yeah, Grazie. the energy is already Sì, strong and we're l'energia è just going to davvero be molto riding this forte wave e and bringing surferemo in some really beautiful quest'onda per energy. portare So, bellissime energie. we also have Eugenia Abbiamo who's anche joining us from Eugenia Portugal. che si unisce a noi dal Hi, Portogallo. Eugenia. Ciao. These are So two happy. special Sono felice di essere qui. These are two special friends Sì, who've been queste with the due Stargate sono for many amiche years. speciali con lo They're Stargate da very tanti anni. connected. Sono They're molto very dear to our connesse. hearts. Care al They're nostro very cuore, connected to molto Alcatel. connesse ad Alcazar. And much more. E anche And the altre, intention, one molto of the things altro. that Alcatel said is Una delle we're cose doing che this in Alcazar ha London detto è because che of the quando faremo questo location. evento a Londra, a And there causa are many del ley lines that luogo, run ci sono through molte ley London. lines che And attraversano some of them are Londra. E major. alcune And di I'm esse going to sono ask Siri principali, just to quindi say a little chiederò bit a about that. Siri di Before that parlare un po' happens, delle ley we should pull lines. back and say Ma this prima live stream right voglio now dirvi che is questa an diretta introduction è to a two-day workshop un'introduzione that a we're questo going to be workshop di doing 2 giorni
che faremo a Londra. Quindi noi sentiamo già l'energia di Londra. Quindi Siri, ti chiediamo di parlarne. Sì, sarà in diretta. Sì. Ok, vai avanti tu, Siri, parla un po' di queste ley lines. Sì. Quindi, riunendoci come gruppo prima di iniziare, abbiamo fatto una visualizzazione di Londra. Abbiamo visto l'energia che fuoriusciva da Londra, quindi vogliamo invitare tutte le persone qui ad avere un'opportunità di connettersi alle ley lines, alle energie che le attraversano. Martedì faremo una puntata per il solstizio con Jules e Linda e poi ci sarà la diretta dei 2 giorni dell'evento di Londra. C'è molta energia attorno a tutti noi ora e quindi lavoreremo con la connessione alle linee di San Michele e di Maria che attraversano l'Inghilterra e iniziano dalla Cornovaglia. Quella di Michele inizia in Cornovaglia e risale fino a Norfolk e attraversa molti luoghi sacri dove si trovano anche molti facilitatori Stargate. E molte persone hanno visitato questi siti come Glastonbury, il Tor in Glastonbury, Avebury, il Monte San Michele vicino a Norfolk. Quindi la linea di Michele è connessa all'Arcangelo Michele, chiaramente, a San Michele, che apparentemente uccise un drago in Inghilterra tanti anni fa. E ci sono tante energie in questi siti che si collegano al reame dei draghi. Quindi la linea di Michele è una linea maschile forte che ci collega al sole, mentre la linea di Maria ci connette alle energie femminili della terra e della dea. Queste due linee energetiche si intrecciano in tutta l'Inghilterra. In luoghi diversi si incontrano e qui sorgono luoghi sacri, monasteri, alberi sacri e pietre sacre, rocce molto grandi. Quindi ci siamo connessi a queste due linee di Michele e di Maria per portare equilibrio tra il maschile e il femminile, portandoci all'armonia interiore, nell'unione. Il luogo in cui saremo a Londra è connesso a queste due linee energetiche principali e a tante altre ley lines che attraversano l'Inghilterra. Oggi, con rispetto, ci connetteremo chiedendo il permesso ai guardiani di queste ley lines e di questi luoghi sacri di connettersi a noi. Ed è questo che farò tra un istante. Voglio prima accendere delle erbe sudafricane sacre e mi connetterò poi all'energia. Quindi preparatevi a connettervi a questi luoghi sacri con reverenza, magari chiudendo gli occhi. Fatelo. E anch'io mi connetterò alle energie per tutti noi. Grazie. Ora accenderò un po' di queste erbe, che è una maniera tradizionale di ringraziare. Chiedo il permesso di lavorare con le ley lines e i luoghi di potere. Vogliamo salutare tutti i guardiani antichi dei luoghi di potere, delle sacre ley lines, dei luoghi sacri. Desideriamo connetterci come un gruppo di esseri di luce. Richiediamo di connetterci a questi luoghi sacri in Inghilterra, a
connettendoci a questi luoghi sacri. Chiediamo il permesso di essere qui, chiediamo tutti gli antenati di questa terra in Inghilterra, ai tantissimi antenati che hanno custodito e lavorato con i luoghi sacri e le ley lines, lavorando con le famiglie cosmiche stellari. Chiediamo a tutti voi di essere con noi. Chiediamo che tutto ciò che dovrà essere aperto, riconosciuto e ricevuto, che possiamo come gruppo ricevere queste energie e che possano poi estendersi nella griglia Stargate e in tutti i luoghi di potere, così che ogni persona qui oggi, se lo sceglie, possa entrare energeticamente in queste ley lines, in questi luoghi sacri con noi. Non vi preoccupate di sapere dove siano queste ley lines in Inghilterra. Potete connettervi con il vostro sé quantico, connettendovi alla linea di Maria o di Michele, quella che la vostra energia richiede di più come priorità ora. Quindi portate tutta la vostra energia lungo queste ley lines. E per un istante connettetevi all'energia che percepite, l'energia attorno a voi, la terra, i sensi tridimensionali, e poi passate alle frequenze superiori, i colori, le energie quantiche di questo spazio. Sapendo che siete assieme a questo grande gruppo e attraverserete insieme il solstizio e i giorni in cui saremo riuniti insieme a Londra, tutti insieme, e anche voi occuperete il vostro posto lungo queste ley lines per connettervi e aprirvi a queste nuove energie, mentre queste ley lines e i luoghi di potere sono in transizione e in cambiamento. Per un istante connettetevi all'energia e notate di essere connessi a questo intero gruppo formato da migliaia di persone, luci potentissime, che si trovano ora su queste ley lines in Inghilterra. Portate la vostra energia. E custodite, mantenete questa energia. E il vostro posto lungo le ley lines nei prossimi giorni e in questi luoghi sacri. Chi di voi ha visitato i luoghi sacri nell'Inghilterra, mantiene forte l'energia per tutto il gruppo, così che possiamo tutti sentire questa energia. Connettiamoci ora alle energie della terra, le energie di Gaia. Sentiamoci tutti ben connessi a nostra madre, Gaia. Bringing yourselves back into the sacred space of this grouping of a large. E ora tornate nello spazio sacro di questo gruppo, in questo cerchio pieno di luci, e quando siete pronti, aprite gli occhi, mantenendo l'energia che avete appena ricevuto. Beloved ones, we greet thee. Amati, vi salutiamo. Qui è Alcazar. It is no accident that non è per caso gathering che questo incontro will be focused
da tutto il mondo, verrà focalizzato sulla vostra Londra, come abbiamo già detto. Londra è un centro, un luogo potentissimo, non solo per il commercio, le banche, ma anche perché a livello energetico ci sono linee sacre geometriche all'interno e attorno a Londra. Molte delle antiche chiese sono localizzate su punti chiave di questa griglia sacra. Ci sono linee energetiche che attraversano l'Europa e partono da Londra. Ci sono energie che insieme voi amplificherete riaccedendovi. The energies that can be radiated from your London, che possono essere irradiate dalla vostra Londra, who will be focusing your energy there for these 2 days. Posizionati in tutto il mondo, che focalizzeranno là la propria energia. Queste energie possono essere di grande trasformazione. We will say more of this in these 2 days. E ne parleremo di più nei prossimi giorni, in quei 2 giorni. Ma sappiate che il campo energetico che voi creerete e che state già iniziando a creare ora avrà un grandissimo impatto, prima di tutto su voi stessi, poiché quando voi date, ricevete anche. Ma vi inviteremo ad essere ricettori di grandi quantità di energie da tante fonti che porteranno beneficio all'umanità nell'anno a venire. Questo anno del 2021 l'abbiamo chiamato l'anno della decisione, la decisione di assumersi la responsabilità per voi stessi. È importante che voi lo facciate. È importante riconoscere che voi siete al comando della vostra vita. Non importa quale sia l'apparenza, siete davvero voi che prendete decisioni istante dopo istante. Quindi permettete alle vostre decisioni di venire dal vostro cuore, non solo dalla vostra testa. Il vostro intuito è la vostra supercoscienza che desidera guidarvi. C'è tanto aiuto, tanto supporto che aspetta che voi vi apriate e li invitiate. In questo istante ci piacerebbe invitare Eugenia, che è una bellissima anima, molto aperta alla connessione con molte energie del divino femminile, che scelgono di irradiare la loro energia attraverso di lei. Quindi Alcazar si fa da parte e invitiamo Eugenia a portare la sua piena essenza qui. Miei cari, I am Joanna d'Arc. Io sono Giovanna d'Arco. And it's a joy
ed è una gioia essere qui con voi. Semplicemente sentite la semplicità e la purezza che è dentro di voi. Just be for a few moments. Restate per qualche istante. The power inside of you. Nel potere dentro di voi. The mastery. La maestria. The warrior that you are. Il guerriero che voi siete. A warrior of light and love. Guerrieri di luce e amore. Opening and embodying. Aprendo e incarnando la piena presenza della vostra essenza. There's a power inside of you. Dentro di voi c'è un grande potere Awakening. Che si sta risvegliando. And no one can control you. E nessuno può controllarvi. Because you are powerful. Perché siete potenti. You know who you are. Sapete chi siete. And you decided to take this power. E avete deciso di assumervi questo potere. And live your truth. Vivere nella vostra verità. And rise above the chaos. E innalzarvi al di sopra del caos. You are a warrior of light. Siete guerrieri di luce e amore. Your truth is your sword. La vostra verità è la vostra spada. And together, e insieme you can raise potete. Together you are elevarvi. An army insieme of love and light. Siete un'armata
un esercito di amore e luce. And no one can stop e nessuno può fermarvi. I love you. Io vi amo And I am here to support. E sono qui per darvi supporto. And so we thank you, dear one. E così ti ringraziamo, carissima. Beloved ones, understand amati, è importante comprendere che il risveglio è in atto su questa vostra terra. Il ricordo di vite passate è soltanto una delle sfaccettature di questo risveglio. Mano a mano che vi connettete ai luoghi sacri e alle ley lines della vostra Inghilterra, è possibile che un ricordo si accenda. Perché voi avete già camminato sulla terra in passato e vi abbiamo detto che le persone attratte dalle frequenze alte del lavoro Stargate e di altre modalità metafisiche, voi siete da eoni su un cammino spirituale, siete all'avanguardia della coscienza. E allo stesso tempo potreste sentire di avere completamente dimenticato chi siete. E vogliamo dire alcune parole su questo, poiché, amati, voi non comprendete quanto sacri, quanto preziosi siate, l'umanità in generale, come campo morfogenetico, come coscienza unificata. Voi tutti avete scelto, tutti voi, prima di incarnarvi come umani, avete scelto di incarnarvi per la prima volta in questo pianeta, in luoghi come Lemuria, Atlantide, dove avevate il pieno ricordo della vostra essenza e poi, piano piano, nel tempo, siete entrati nell'inconsapevolezza, nell'inconscio e ora voi siete sull'orlo del precipizio per ricordare veramente chi siete. Sentite la risonanza. Mentre vi diciamo questo, voi siete davvero sull'orlo del risveglio, sull'orlo di una grandissima rivelazione che può accadere soltanto da dentro di voi, mano a mano che voi raggiungete frequenze, consapevolezze che permettono la fioritura di quello che è già nel vostro DNA di dimensioni superiori, la vostra supercoscienza conosce già tutto questo, perché l'avete già vissuto in passato. Giovanna d'Arco, la sua energia è qui per ricordarvi dei tempi di ispirazione, perfino nelle profondità dell'oscurità dei vostri anni chiamati del Medioevo. Lei ha portato una luce così brillante che ha ispirato il risveglio. Amati, moltissimi di voi hanno vissuto in questi luoghi sacri, moltissimi di voi hanno vissuto in epoche in cui le ley lines che attraversano la vostra Londra erano vive in modo diverso da ora. Queste sono linee di comunicazione, erano linee energetiche che potenziavano l'evoluzione spirituale,
Noi andremo nella vostra Londra per risvegliare la prossima fase di una connessione energetica. Che andrà oltre quello che avete conosciuto nel vostro passato, poiché l'umanità, anche se sembra essere stata sviata, voi avete in realtà coltivato saggezza. Una volta abbiamo detto a Julienne, quando ha ricordato di essere stata un oracolo a Delphi, portata da bambina all'interno delle scuole misteriche. Lei ha ricordato la sensazione di quello che aveva sentito nel suo corpo all'epoca, in quella vita, e ha detto: wow, vorrei sentire di nuovo quegli stati di coscienza superiore. E noi le abbiamo detto: amata, tu già risuoni a livelli energetici superiori che non hai mai vissuto in questo pianeta Terra prima. Riconoscete la verità in questo, amati. Voi vi siete già evoluti oltre a tutto ciò che avete mai conosciuto, e il potenziale energetico che può fluire attraverso di voi è potentissimo, e l'esplorazione è soltanto appena cominciata. Amati, il vostro mondo è veramente, davvero nel caos. È in corso un riallineamento. Ci sono quelle forze limitanti di controllo che stanno cercando di mantenere l'energia vecchia. Ci sono migliaia di gruppi come il vostro nel vostro mondo che si stanno riunendo e stanno lavorando per cambiare l'energia del pianeta. Questo è il focus del lavoro Stargate, quello di cambiare la vibrazione individuale e quella dell'umanità perché si riallinei alla fonte dell'energia superiore, in allineamento con lo spirito, in qualsiasi modo voi possiate percepire questa energia. L'intento nella vostra Londra è quello di ancorare queste energie all'interno delle linee energetiche della vostra terra, di Gaia. Noi porteremo molti di quelli che voi chiamate guide per aiutare il processo, come abbiamo fatto nel passato. Queste guide riverseranno energie in tutti voi, invitando a far fluire queste energie nella geometria della Terra, poiché sì, ci sono tante geometrie energetiche nascoste. Abbiamo menzionato brevemente le geometrie che si trovano attorno a Londra, sono geometrie sacre, sconosciute, invisibili, conosciute solo da pochi. Queste geometrie sono collegate fortemente alle geometrie nel sud della Francia, e queste geometrie si espandono energeticamente in tutto il vostro mondo. Quindi noi aggiungeremo un altro strato energetico a quello che abbiamo creato con voi nel passato e attraverso di voi, per creare un nuovo livello di energia per energizzare la vostra terra. Vi aiuteremo a raggiungere nuovi livelli di chiarezza, così che il caos nel mondo attorno a voi possa essere visto da un punto di vista più alto, in modo da non essere
spazzati via energeticamente dal campo morfico dell'umanità, da non essere depressi da quello che vivete nel mondo, perché sapete che sotto la superficie, per così dire, molto altro sta accadendo. Invitiamo tutti voi a partecipare a questa energia di trasformazione. Abbiamo portato insieme queste quattro persone perché portano delle energie uniche insieme per creare un melting pot, una mescolanza in cui diverse energie possono unirsi e amplificarsi le une le altre. Porteremo le energie di migliaia di persone da tutto il mondo in questo evento e così diventerete una potentissima forza di cambiamento. Questa potente forza di cambiamento non è così ovvia perché è energetica, ma come sapete, amati, l'energia è la base di tutto. E così, questo invito è un'opportunità. Un'opportunità per avere più chiarezza nella vostra vita e per diventare un partecipante attivo nell'innalzamento di Gaia e dell'umanità. Vi invitiamo ad unirvi a noi in questi due giorni molto speciali, ok? Ok. Wow. Yes, please. I'm in. Sì, I'm in. Io ci sono, yes, certo. Io dico sì all'invito. I had quite an amazing experience. Ho vissuto una meravigliosa esperienza. Alcazar ha parlato di questa connessione al sud della Francia. I know this incredible sacred geometrical construct. Una costruzione di geometria sacra incredibile che unisce varie chiese là, connesse ai catari. Sono andato nel sud della Francia proprio all'inizio del lavoro Stargate. Mi hanno chiesto di fare dei lavori là con lo Stargate. È una lunga storia, non per oggi, ma la condividerò durante i due giorni a Londra, perché è molto connessa all'energia di Maria a Glastonbury. Wow, ho i brividi. Sì. E anch'io sono andata alla Pragit tanti anni fa. Oh wow, yeah. Sì. Yeah. So there's lots quindi to share. C'è tanto da condividere. Wow, ho i brividi anch'io, la pelle d'oca. Hey. Yeah. We're scooping up our human stiamo unendo story, le nostre storie umane, la nostra storia. As we resonate perché risuoniamo con quei tempi we're able to e possiamo riconnetterci deeper layers of understanding what we've a tutto quello che abbiamo attraversato come anima, in profondità. Vorrei mandare apprezzamento ad Eugenia per essersi connessa a Giovanna d'Arco. È una nuova connessione per lei. E come molti di voi sanno, Eugenia ha una connessione molto speciale all'energia di Maria. E spero che porterà anche un po' di questa energia. Sì, sicuramente. Sì, ora entriamo in meditazione. Sì, insieme meditiamo. E così. Vi invitiamo tutti a chiudere gli occhi e a rilassarvi. Spegneremo la telecamera. Ok? E poi. Così. Eugenia, just go ahead and toggle your Siri e Eugenia, parlate pure con la vostra telecamera spenta.
Bene, chiudete gli occhi e rilassatevi. Amati, noi siamo con voi. Permettetevi di rilassarvi in questa bellissima energia globale che insieme state già creando, semplicemente con il vostro intento di restare connessi a tutte le persone che stanno partecipando a questa esperienza. Prendetevi un istante per espandere intenzionalmente il vostro campo energetico e aprirvi a connettervi a tutte le persone che sono qui ed ora con voi. Potete visualizzare la comunità Stargate come un network globale, una griglia. Tutte queste persone da tutto il mondo qui ed ora presenti in questo momento del vostro tempo. E quindi chiediamo a tutti voi di prendervi un istante per invitare le energie di Gaia, le energie della Terra, a connettersi a voi ancora più profondamente, connettendovi al vostro corpo fisico e al vostro campo energetico. Chiamiamo le energie di Gaia e semplicemente sentite. La Terra risponde alla vostra richiesta. E in questa meditazione speciale invitate le energie terrene di Londra, di quel luogo, a fare parte di questa connessione. Chiamiamo una connessione energetica con le energie di Londra. Chiedete a Gaia di connettervi alla sua energia che si trova là, a Londra, e semplicemente sentite una vibrazione forte. Londra è molto viva. E ora chiediamo a tutti voi di chiamare uno Stargate eterico affinché scenda su di voi. Sentite, visualizzate, percepite uno Stargate che si forma attorno a voi semplicemente perché l'avete chiamato. Chiamiamo uno Stargate eterico a formarsi attorno a noi. Visualizzate questa struttura a piramide che si forma energeticamente attorno a voi. Molto bene. E ora ognuno di noi chieda dentro di sé l'attivazione del proprio Stargate eterico. Chiamiamo l'attivazione di tutti gli Stargate eterici in tutto il mondo e di tutti gli Stargate fisici in tutto il mondo, che vibrano tutti nell'uno, tutti connessi all'unisono. Molto bene. E ora facciamo vibrare tutti gli Stargate eterici sempre più velocemente, innalzando le frequenze all'interno di tutti gli Stargate eterici in tutto il mondo. Tutta la griglia Stargate vibra sempre più velocemente, innalzandosi già nella quinta dimensione, continuando nella sesta, vibrando sempre più velocemente dalla sesta alla settima dimensione, dove portiamo tutti gli Stargate ad una breve pausa. Ora tutti gli Stargate vibrano a questo livello e chiediamo a tutti voi di chiedere al vostro interno un forte campo energetico di settima dimensione nel vostro Stargate eterico in tutta la griglia Stargate. Chiamiamo un forte campo energetico di settima dimensione. E mentre il vostro Stargate irradia questo campo energetico, voi rilassatevi in esso e la vostra energia in maniera spontanea
si innalza, vibra sempre di più per armonizzarsi alle energie di settima dimensione attorno a voi. È una cosa molto semplice, facile. Non c'è nulla da fare, accade in maniera naturale. Molto bene. Now we continue to vibrate faster all the stargates. E ora facciamo vibrare sempre più velocemente tutti gli stargate. E mentre facciamo questo, dalla settima dimensione passiamo all'ottava e continuiamo a vibrare sempre più velocemente nella nona, nella decima ora, innalzando le frequenze fino ad arrivare a quelle di undicesima dimensione. Continuiamo a vibrare sempre più velocemente, fondendoci nella dodicesima dimensione, dove di nuovo facciamo una pausa con tutti gli stargate. I vostri stargate ora vibrano alle frequenze di dodicesima dimensione. E invitiamo tutti voi a chiamare dentro di voi un forte campo energetico di dodicesima dimensione. Chiamiamo un forte campo energetico di dodicesima dimensione in tutta la griglia Stargate. E di nuovo, mentre restate nel vostro spazio di rilassamento, la vostra energia molto gradualmente si innalza, armonizzandosi con quella di migliaia di persone in tutto il mondo, tutte connesse in questo momento presente, in questa meditazione globale. Molto bene. Molto bene. Molto bene. E quindi ora tutti insieme invitiamo la presenza del reame angelico. Ognuno di voi chieda con forte sentire. Chiamiamo la presenza degli angeli e semplicemente sentite. Eccoli che arrivano, gli angeli che portano la loro energia amorevole in questa meditazione. Molto bene. E chiediamo ora che arrivino le energie specifiche del consiglio che guida il lavoro Stargate, è il consiglio degli Elohim. Chiamiamo la presenza degli angeli Elohim e semplicemente sentite, eccoli che arrivano. E poiché ci stiamo focalizzando sulle ley lines energetiche, chiamiamo in maniera specifica l'Arcangelo Michele affinché porti la sua forte presenza in questa meditazione, e quindi chiamiamo la presenza dell'Arcangelo Michele. E chiediamo a Siri di vibrare con l'energia di Michele e connettersi alle ley lines associate al suo nome, portandole in questa energia. E ora invitiamo la presenza anche della Madre Benedetta Mary Maria, l'energia del Divino Femminino che tutti voi conoscete. Ognuno di noi chiede dentro di sé, chiamiamo la presenza della Madre Benedetta e semplicemente sentite, eccola che arriva. Eccola, la Madre Benedetta Maria. E chiediamo ad Eugenia, che ha una connessione profonda con la Madre Benedetta, di mantenere questa vibrazione irradiandola in questa meditazione globale, connettendosi alle linee energetiche associate al nome di Maria. E queste due energie stanno già creando una profondità di vibrazione.
And we invite each and every e invitiamo one of you tutti voi to tune in, a sintonizzarvi, to feel, a sentire. Is there a master? C'è un maestro o una famiglia stellare o una guida che vorreste invitare in questa meditazione? Siate specifici. Non dite tutte le guide, no. Sintonizzatevi e sentite. Chi vorreste invitare? Scegliete una guida che sia importante per voi. Ora. E invitate questa guida a portare la sua energia in questa meditazione ora. E quindi semplicemente sentite, mentre tante guide ora stanno portando la loro energia in questa meditazione. Sentite. Semplicemente sentite, mentre il campo energetico gently become gradualmente diventa più solido, per così dire, più tangibile, per così dire, come se l'aria attorno a voi diventasse più densa con la presenza di tutto il supporto. E ora vi invitiamo tutti semplicemente ad immaginare, visualizzare voi stessi che siete al di sopra della città di Londra e la osservate e semplicemente con il vostro intento sentite l'energia attorno a voi e dentro di voi e semplicemente proiettate questa energia verso il basso su tutta la città di Londra. The city of London, quindi, the city of Westminster, ci sono due città a Londra, la City of London e la City of Westminster, che sono unite, just imagine le loro energie unite. Immaginate of ley lines and energy lines una griglia di energia sacra, di ley lines e linee energetiche in questa città. E voi riversate l'energia di questa meditazione in questa griglia. Ci sono tante chiese in questa area che possono ricevere questa energia ora, perché sono ancorate alla terra, anche se coloro che fanno parte di queste chiese forse non sanno che questa connessione esiste. Semplicemente con il vostro intento riversate questa energia in questa griglia sacra al di sotto della città di Londra. Molto bene. Molto bene. Molto bene. E ora, amati, riconnettetevi nuovamente in maniera consapevole alle migliaia di persone in tutto il mondo che con voi stanno mantenendo questo campo energetico. Sentitevi parte di questa famiglia, la famiglia Stargate, il cui intento è la trasformazione, il risveglio. Connettetevi. Tutti voi siete unici. Tutti voi siete diversi. Però, amati, rispettatevi gli uni gli altri. Amatevi gli uni gli altri. Sappiate che tutti state lavorando insieme per creare una terra più bella, un'esperienza di vita più bella per voi stessi e per tutte le persone connesse a voi. Queste energie che avete ancorato in questa città di Londra, queste energie fungeranno da preparazione per creare una certa ricezione, per così dire, così che quando ci riuniremo là tra qualche giorno, per due giorni, creando insieme
una grande energia e in maniera individuale e come gruppo ci evolveremo verso un nuovo livello di chiarezza, andando al di là di quello che siamo stati finora, richiamando dalla vostra supercoscienza sempre più comprensione, sapienza, percezione di chi siete veramente, una sensazione più chiara del vostro sé più ampio, trasformando questo da una sensazione ad una realtà per il vostro anno 2022. Vi abbiamo detto che l'anno che verrà avrà ancora più caos, più sfide per la maggior parte delle persone e desideriamo innalzare la vostra consapevolezza in questi due giorni e portarvi una sensazione di pace interiore, di sicurezza, di protezione, perché possiate vivere al meglio nel caos che sta per arrivare. Amati, mantenendo una vibrazione di chiarezza e frequenze alte di amore e compassione e permettendoci di lavorare con voi e attraverso di voi, voi cambiate il mondo. Noi sappiamo che non è una cosa ovvia, tangibile, ma nonostante questo, influenza davvero l'umanità e piano piano, passo a passo, il vostro mondo diventerà un luogo più bello. Ok. E quindi invitiamo ora Siri a farsi avanti energeticamente, condividendo quello che si sta muovendo nel suo essere ora. Semplicemente sentite. She has been connecting. Lei si è connessa alle ley lines, le linee energetiche di Michele, del divino maschile, l'energia di protezione dell'arcangelo Michele. E ora invitiamo Eugenia a farsi anche lei avanti. Sentite. Lei è connessa alle linee di Maria e lei ha ancorato nel suo essere questa energia, fondendosi nell'uno. Questo è un tempo in cui l'equilibrio può essere raggiunto dalla fusione degli opposti. L'equilibrio può essere raggiunto innalzando la vostra frequenza al di sopra dell'inconscio di massa. Gli yogi sapevano questo molto bene. Per diventare uno nella dualità può essere molto utile respirare nelle energie degli opposti, il caldo e il freddo che si fondono.
le vostre idee di buono e cattivo che si fondono per creare chiarezza, amati, per creare la possibilità di andare oltre le idee di giusto e sbagliato, come ha detto Rumi, oltre le idee di giusto e sbagliato, c'è un campo, c'è il campo energetico, il campo dell'uno. Vi incontrerò là, lui ha detto, vi incontrerò là. E sentite l'energia che fluisce attraverso questo campo unificato e invitiamo tutti voi individualmente, mentre permettete a queste energie di risuonare, vibrare il vostro livello di coscienza. Vi invitiamo a piantare un seme, un intento per il vostro 2022, per entrare in uno spazio di più chiarezza. Cos'è corretto per voi esplorare? Cosa chiedete di più nella vostra vita? Cosa volete creare che dipende soltanto da voi? E ora semplicemente chiedete dentro di voi, tutti noi, chiamiamo la nostra supercoscienza affinché energizzi la nostra parte umana. Chiamiamo just ask for your superconscious to bring you some la nostra supercoscienza affinché ci porti energia ora. Semplicemente sentite la presenza e il supporto della vostra supercoscienza. E sentite, chiamiamo la presenza della nostra supercoscienza. Chiedete alla vostra supercoscienza che cosa vorrebbe portarvi nei mesi a venire. Chiedete alla vostra supercoscienza di portarvi la sua visione per il vostro veicolo umano, per la vostra crescita, la vostra evoluzione. E sentite, sentite, sentite. We invite you. Vi invitiamo to allow us to support you in a permetterci di supportarvi in questi due giorni to being totally per receptive. Connettervi ed essere completamente ricettivi alla magia e ai miracoli che l'esistenza può creare assieme a voi, al di là della mente, al di là dei sistemi di credenze delle vostre comunità in tutto il mondo. C'è la magia, ci sono i miracoli. Permettete alla vostra linea temporale di spostarsi ad un livello e una vibrazione superiore, ad un'esperienza di vita superiore, per permettere alla magia e ai miracoli di verificarsi. Dovete comprendere che è importante lasciare andare le idee di come pensiate che le cose stiano o come funzionino e aprirvi semplicemente all'ignoto, ai potenziali che sono già dentro di voi, ai potenziali a cui daremo supporto
energizzando voi in questi giorni insieme. E sarete voi ad energizzare i vostri potenziali. L'energia che invieremo in tutto il mondo da Londra sarà molto amplificata grazie ai cambiamenti che voi vivrete. E così, amati, vi diamo il benvenuto in questa esperienza. Vi diamo il benvenuto al vostro nuovo sé. Just inviting everyone to connect. Voglio invitare tutti for a moment, a connettersi per un istante di nuovo alla terra. Bringing your awareness into the earth. Portate la vostra consapevolezza e attenzione alla terra, a Gaia. Feeling the shift Sentite in her energies. Il cambiamento nelle sue energie. And feeling your connection Sentite steadfast into the earth. La vostra connessione forte nella terra. Resting the body. Rilassate il corpo. Resting all your energy. Rilassate bodies. Tutti i vostri corpi energetici. And again connecting. E di nuovo to each and connettetevi every person ad ogni persona all'interno di questo gruppo. This moment in time now. In questo momento presente. As a family. Siamo una famiglia. As our kin. Siamo connessi. As humanity. Siamo l'umanità. Thank you. Grazie. Vorrei condividere il fatto che nelle ultime settimane alcuni dei profeti in Sudafrica hanno visto strutture geometriche fuoriuscire dalla terra. Wow! E quando Alcazar parlava prima, ho avuto questa sensazione che qualcosa accadrà a Londra. Questi profeti sono come veggenti dell'Africa, quindi qualcosa sta fuoriuscendo dalla terra. Wow, è affascinante. Wait to see. Vediamo. How are you doing, Eugenia? Come stai, Eugenia? Oh, you're still muted. Hang on, I got you. Sì, ecco. I'm shaking. Sì, sto veramente fremendo. Thank you. I'm okay. Grazie, comunque sto bene. It felt like a very beautiful energy. Che bella energia ho sentito. Everyone created. L'abbiamo together. Creata tutti insieme. Really, really beautiful. Davvero bella. Yeah. Mm-hmm. Almost no words. Non ho parole. Rania scrive: I felt the keepers of the ley lines. Ho sentito i custodi delle ley lines. Sì, davvero sono così grata per il nostro supporto per loro. E così, questo è un invito per tutti voi
per riunire le vostre energie con noi a Londra, fisicamente, di persona, oppure energeticamente attraverso la diretta o le registrazioni. It's rarely that I feel this kind of energy before. È raro che io senta un'energia così forte prima che qualcosa avvenga. Davvero sento che c'è una connessione fortissima alla griglia di cui Alcazar ha parlato, in and around London, che si trova sotto Londra e attorno a Londra, and that it connects somehow to the south of France. I'm really e si connette in qualche modo al sud della Francia. To hear more about sono davvero that. Curiosa di scoprirne yeah, di più. Ireland too. Sì, io sento anche l'Irlanda connessa. Wow. The Celtic lands. La terra dei Celti. Grazie a tutti. Thank you. Yeah. Grazie tante. Thank you. Grazie. Special thanks to un ringraziamento speciale a Eugenia e Siri. Grazie. They will be with us. Loro saranno con noi a Londra. So a few people are asking. Alcune persone ci chiedono come unirsi al workshop. Sarà in diretta. But you can also find it on our website, the Stargate. Ecco il link. Comunque lo troverete anche sul nostro sito. Saranno i giorni 28 e 29. Faremo la diretta di tutto il workshop, che inizierà alle 10:15 di mattina, orario dell'Inghilterra. Quindi per alcuni di noi nel mondo sarà durante la notte, quindi le repliche saranno disponibili. Avremo anche la musica dal vivo del nostro amico Robert Coxon. Evviva! Robert Coxon, sì, manderà in diretta la sua musica dal Canada nel nostro workshop a Londra e nella diretta. Wow, è un bonus extra fantastico! Quindi ci sono persone che lavorano con noi da tutto il mondo per realizzare questo workshop. Sì, Pablo in Argentina, Soleil in Argentina, Sandra dalla Slovenia. Sì, un bellissimo team. Steffi e Danny lavoreranno con noi con la parte grafica. Evviva! Bene, tanto amore a tutti e non vediamo l'ora di creare qualcosa insieme a tutti voi. Bellissimo, eccellente. Grazie, grazie, grazie. Ok, Futi è saying Diana Cooper. Futi scrive: Diana Cooper mi ha detto che Londra è la stella della terra del pianeta. Interessante. Beh, vedremo. Ok, fantastico. Ciao a tutti. Ok, tanto amore a tutti. Ci vediamo presto. Ciao.